Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno anche a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv. Dunque il gelicidio ha fatto la sua comparsa questa mattina, questa pioggia gelata dalle prime ore della mattinata sulla città di Bologna e anche nell'area metropolitana. C'è stata per diverse ore la chiusura di tratti autostradali dell'A14 in modo particolare, qualche tratto anche bolognese dell'A1. In questo momento piove sulla città di Bologna, ma di fatto le temperature sono risalite e quindi ci troviamo in questo momento sopra, diciamo, oltre lo zero termico, e i fenomeni saranno poi via via in esaurimento nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, allora andiamo insieme a verificare cosa succederà domani. Già dal mattino precipitazioni estese un po' a tutto il territorio regionale, che risulteranno di carattere nevoso ma solo sul settore appenninico sopra i 1000-1500 metri, quindi di fatto in mattinata si escludono la possibilità di fenomeni di pioggia che gela a contatto del suolo, ma la situazione dunque torna a stabilizzarsi con le temperature che saranno massime intorno a un grado nella stazione dell'entroterra, scusate, le massime invece tra le minime tra meno 4 e 1 grado e le massime tra 0 e 7 gradi, quindi domani, diciamo, le temperature da domani ricominceranno a salire. Questo è un po' il quadro della situazione. In questo momento sono state annullate ufficialmente, sospese, le ordinanze emesse dalla prefettura di Bologna per quanto riguarda il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, perché appunto la situazione di fatto sta migliorando. Questa mattina diverse situazioni, diciamo, di disagio tra aeroporto, stazione e viabilità, ma in questo momento anche, ricordiamo, tutte le autostrade sono state regolarmente riaperte. Adesso ci occupiamo invece di un progetto che riguarda la sezione femminile del carcere della Dozza, il progetto Ricci Ribelli, dedicato alla sezione, come detto, femminile del carcere di Bologna. Ci spiega di cosa si tratta e l'importanza di queste iniziative per le donne. Claudia Clementi, che è direttrice del carcere della Dozza di Bologna, al microfono di Giacomo Bianchi. Più che laboratorio, io penso che sia un'esperienza molto particolare. A me, tra l'altro, diverte molto il fatto, no, che piuttosto che il solito corso, no, di informatica, piuttosto che di cucito, piuttosto si faccia qualche cosa per la cura della persona, perché poi quando si entra in carcere soprattutto le donne tendono molto a lasciarsi andare. E invece questo recupero, no, della, come dire, anche di una femminilità, no, e di recuperare questa femminilità anche un po' come dire, in termini giocosi, credo che sia veramente importante. E poi, insomma, questo progetto lo facciamo con, insomma, un guru, no, del settore. A noi fa molto piacere che Marco abbia voluto fare questo progetto con noi, che sarà anche documentato, quindi un percorso sicuramente molto interessante e, ecco, proprio veramente cucito su quella che è la sezione femminile. Quanto sono importanti iniziative di questo tipo anche nella quotidianità? Ma sono importantissime, perché la privazione della libertà è già una cosa terribile. E essere costretti a subire questa privazione nell'ozio senza avere una prospettiva è veramente una cosa molto difficile per le persone. Quello che noi riusciamo a fare è cercare di mantenere o di costruire in alcuni casi una possibilità di speranza. La soddisfazione dell'assessore Matteo Lepore, sempre ai nostri microfoni, proprio su questo tema, lo andiamo a sentire. Eccellenza del nostro territorio, della nostra città, come Re Malià, che quest'anno compie 40 anni, professionalità che insieme a Chinodromo si metteranno a disposizione per la casa circondariale della Dozza, per la sezione femminile, un momento di formazione, un progetto di grande importanza, perché sarà rivolto a un numero di detenute che potranno imparare un mestiere e saranno così contente, credo, di vedere che noi le stiamo aspettando, perché il vero progetto, diciamo così, di un certo tipo di esperienza come quella che loro stanno vivendo è proprio il reinserimento, l'inclusione, il sentirsi di nuovo cittadini e cittadine della nostra città. Tante iniziative riguardano anche altre associazioni all'interno del carcere. Ha citato per esempio il discorso legato al rugby.
Sì, Giallindozza, si chiama così, una squadra di rugby che insieme a Bologna Rugby e ad altre realtà bolognesi da tempo ormai sta lavorando anche con ottimi risultati atletici, appunto con un gruppo di detenuti che hanno costituito una squadra di rugby che sta facendo un campionato. Ultime battute di questa campagna elettorale, quest'oggi la lista Più Europa con Emma Bonino di Tabacci ha illustrato il programma di legalizzazione della cannabis light. I nostri microfoni, Arcangelo Macedonio, che ha parlato di questa iniziativa della campagna elettorale e poi ha addirittura distribuito delle bustine di cannabis, lui dice legali. Comunque andiamo a sentire l'intervista di Giacomo Bianchi ad Arcangelo Macedonio. Oggi siamo a distribuire la cannabis light, questa è una cannabis legale, ma siamo qui per dimostrare che il passo è breve, serve solo un voto per la lista Più Europa con Emma Bonino, per cambiare la legislazione sulla cannabis in favore della cannabis ludica e per l'autocoltivazione. Questa è una riforma che riguarda è fatta per sconfiggere le mafie. In questo momento un terzo delle carceri italiane sono piene di detenuti che hanno piccoli reati di droga e quindi significa anche per liberare la giustizia, liberare l'affollamento giudiziario. Una causa in Italia dura circa 936 giorni. Noi vogliamo riformare anche la giustizia e liberare questo paese dalle mafie. Allora, noi siamo qui anche per riformare il paese, la nostra lista si chiama Più Europa perché vogliamo una federazione europea, vogliamo sistemare il debito pubblico italiano e dare maggiori risorse ai cittadini. Con la rimodulazione della spesa pubblica significa dare maggiore qualità e maggiori risorse. Le nostre città devono essere più efficienti e più efficaci. Cosa vi aspettate da questa elezione? Noi ci aspettiamo un grande successo, dalla gente che c'è intorno si capisce, abbiamo già il sensore che queste elezioni saranno per noi una grande vittoria, un grande successo. Vabbè, per correttezza di informazione, tutte le droghe light, leggere, fanno male, quindi non vi drogate. Adesso sentiamo sempre, restiamo su questo tema, Paolo Rioli del Movimento Federalisti Europei, anche lui ha parlato di questa campagna elettorale, lo sentiamo ancora al microfono di Giacomo Bianchi. Siamo uniti a Più Europa, molti federalisti europei, perché crediamo nel cammino per gli Stati Uniti d'Europa. Emma Bonino, Pannella, ma tanti altri, anche lo stesso PD, il nostro alleato, vuole andare verso quella strada. Senza Europa non si può andare avanti. Non saremo soltanto un piccolo staterello in mezzo al mare, in mezzo al Mediterraneo. Quindi noi sosteniamo come federalisti europei convintamente il percorso di Più Europa che inizia il 4 marzo e continuerà anche dopo. Qui a Bologna siamo presenti, abbiamo un comitato Bologna Più Europa che è molto nutrito, siamo circa 500 e anche le 1000 persone venute all'incontro con Emma Bonino la scorsa settimana è una dimostrazione. Faremo un'assemblea pubblica appena dopo il voto, entro marzo comunque, per chiamare tutti i militanti, i votanti alla lista Più Europa a partecipare alla politica, perché soltanto partecipando alla politica col proprio impegno si può continuare a sperare di cambiare questo paese, che altrimenti andrebbe sulla bancarotta. Si vede, noi non abbiamo proposto 50 miliardi all'anno di debito pubblico, cosa che propongono il 5 Stelle e il centrodestra. Noi proponiamo il pareggio di bilancio. E non è stata fermata dal maltempo di ieri e dalle forti nevicate che hanno investito Bologna la grande festa ieri, il compleanno di Radio DJ che si è tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Rena. Ai nostri microfoni in esclusiva abbiamo il direttore Linus e Alessandro Catelan intervistati da Giacomo Bianchi. Per due motivi, uno perché cercavamo una città che fosse più o meno nel centro Italia, che fosse comoda da raggiungere. Bologna ha questa posizione nevralgica, facilmente raggiungibile da tutti se non nevica. E poi perché cercavamo un posto con un palazzetto grande, questo è il palazzetto più grande d'Italia e quindi l'abbiamo riempito. Radio DJ compie 36 anni però è ancora giovanissimo. Devo dire che è sempre più giovane perché comunque gli anni di una radio o di un'avventura come la nostra sono fatti in verità di tante piccole epoche, no? Ogni 4 o 5 anni è come se si rinnovasse un ciclo. La media dei ragazzi che lavora in radio è comunque molto molto giovane, sono io che la rovino, però insomma cercherò di stare attento a questo anche. È una grande festa e siamo felici che il brutto tempo non ci abbia condizionato troppo, quindi sarà sicuramente una serata divertente. Ci sarà tanta gente, sono tanti fan che urlano per te. Sì, no, per me, insomma, per tutti, questo è un po' il compleanno di tutti quanti. Io, tra le altre cose, sono uno degli ultimi arrivati a Radio DJ, però avendola ascoltata fin da sempre è come se fossi uno dei ragazzi là fuori pronto a festeggiare con gli altri. Qualche giorno fa ai PCC ho avuto Pierluigi Collina, avete parlato di basket, sei nella città del basket.
Sì. Oltretutto c'è questo derby Virtus Fortitudo, abbiamo scherzato su questo. In bocca al lupo a tutte e due le squadre. Io sono grande amico del Mancio, quindi tendo a supportare un po' di più la squadra di Mancinelli, però in bocca al lupo a tutte e due. Bene, è arrivato il momento di parlare di sport. Giacomo Bianchi. Apriamo la pagina sportiva parlando del Bologna, un Bologna che si allenerà anche nella giornata di oggi, rifinitura, e poi si partirà per Ferrara perché domani sarà la sfida contro la SPAL, appuntamento alle ore 15. La gara non dovrebbe essere in discussione nonostante il maltempo che è caduto nella nostra regione in queste ore e negli ultimi giorni. Si dovrebbe comunque giocare, anzi si giocherà sicuramente al Paolo Mazza nella giornata di domani. Donadoni parlerà in conferenza stampa nel pomeriggio, durante Nettuno Sport alle 18 vi faremo sentire le parole del mister rossoblù. Scende in campo anche la Fortitudo, questa sera comincia la Coppa Italia, la sfida contro Trapani a Iesi per l'inizio delle Final Eight di Coppa Italia. Ieri è tornato a parlare Matteo Bonicciolli, che è tornato ad allenare la squadra dopo la disavventura e i problemi che ha avuto di salute nelle ultime settimane. Matteo Bonicciolli ha parlato anche della Coppa Italia, dell'appuntamento della sua squadra. Andiamo a sentire cosa ha detto. Il problema della Coppa Italia, come per esempio si è visto anche nelle Final Eight di Coppa Italia della Serie A1, è che al di là del valore assoluto della squadra, conta il valore relativo della squadra a quel momento, cioè quanto tu sei in forma in quel momento, e soprattutto bisogna capire che mentre per una squadra favorita, e noi lo siamo, io continuo a dire che noi siamo i favoriti e ho la sensazione, poi vi dirò perché, ho la sensazione che insistere sul fatto che da 3 anni siamo favoriti ci stia dando qualche piccolo aiuto. E la vittoria di una coppa, quindi di un appuntamento, come dicono gli americani nelle elezioni, di mid-term, di un impegno di medio termine, può essere utile come lo è stato per la Virtus l'anno scorso, ma non è indispensabile. Brescia 2 anni fa non ha vinto la Coppa Italia, eppure ha vinto il campionato, facendo 4 gare 5 consecutive. Però la Coppa Italia può essere devastante per il dopo, che andiamo ad affrontare con lo spirito che se la vinciamo siamo contenti, ma se non la dovessimo vincere non ci strapperemo le vesti, diciamo, questo è un po' il concetto. La Fortitudo sarà griffata a lavoro più in occasione della Coppa Italia, si era già avuta questa notizia in occasione della presentazione delle maglie a inizio ottobre, c'è stata la conferma vista anche la qualificazione alle Final Eight. Allora è la prima volta che la squadra sarà griffata a lavoro più, andiamo a sentire le parole del responsabile marketing dell'azienda di lavoro più, Matteo Naldi, ai nostri microfoni, che parla anche della canotta innovativa che verrà riproposta in questa edizione della Coppa Italia. Grande motivo di orgoglio, è la prima volta che siamo main sponsor di una squadra, di Fortitudo ovviamente, ma di una squadra in generale. Noi siamo sempre abbastanza, siamo sempre molto presenti, ma sempre un po' dietro, un po' subito nelle retrovie, no? Perché è una nostra, una nostra idea che abbiamo della sponsorizzazione. Era un accordo preso con Cristian Pavani, qualora fossimo arrivati in queste Final Eight di Coppa Italia, a cui non eravamo mai arrivati. Ci siamo arrivati, quindi siamo in sponsor, siamo sponsor co-sponsor di Ravenna, siamo sponsor da una settimana a questa parte la Lega, quindi grifferemo tutti i cubi di Serie A e di Serie B dalla Final Eight di Coppa Italia, quindi insomma la nostra presenza direi che probabilmente siamo i più presenti a Iesi, sì. La maglia è diversa rispetto a quella che vediamo di solito la domenica, non è bianca predominante, non è blu predominante, è amaranto predominante con l'azzurro, l'hai scelta te, te l'hanno chiesta prima di farla? Non l'ho scelta, non me l'hanno chiesta, non fa parte, io faccio un altro mestiere, nel senso che io devo preoccuparmi che la società per cui lavoro da quasi 20 anni vada bene, è stata una scelta di Fortitudo, non so di chi, di Cristian, di chi per lui, ma io non entro nel merito del... Già l'anno scorso noi ci eravamo parlati di può, non può, e... Insomma, io credo con grandissima onestà che la maglia sia veramente un orpello, cioè la maglia è importante, ma non è tutto, le maglie bruttissime diventano bellissime e si vince, quindi io questa non, mi sembra una maglia assolutamente un po' così, non canonica, quindi già potrebbe, speriamo, qualora il risultato sia positivo, diventare anche un oggetto di culto, no? E allora appuntamento questa sera per la squadra di coach Matteo Bonicciolli, prima sfida contro Trapani, si troverà di fronte anche Gregor Fucca che fa l'assistente della squadra siciliana.
Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia di Daniele Romagna, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il telegiornale del 19:15, grazie ancora e a voi tutti, buon proseguimento di giornata.